Domani, sui giornali progressisti, potremmo leggerne delle belle. Probabilmente proveranno tutti loro a sfatare questo risultato travolgente. L'affluenza, sicuramente. E poi il fatto che sono elezioni comunali, e quindi valgono un po' meno di quelle politiche. Ma sono tutte scuse, e anche ridicole. Già al primo turno, quando il centrodestra aveva messo a segno 4 vittorie contro le 2 del centrosinistra, si erano lanciati in letture a dir poco pirotecniche. Repubblica, più di ogni altro, aveva toccato sfere inimmaginabili titolando l'onda di Rai testomata e sentenziando che era iniziata la rimonta del centrosinistra nel deserto artico della destra al potere. Dove avesse intravisto la remontada nel 42 del primo turno resta ancora oggi un mistero. Chissà se il 51 dei ballottaggi, che assegna 9 comuni al centrodestra e solo 3 al centrosinistra, e i risultati, che arrivano dalla Sicilia, aiuteranno a schiarirsi le idee. I risultati di questa tornata elettorale stabiliscono nero su bianco 2 punti fondamentali. La prima riguarda il governo Meloni. Al netto dei sondaggi, che ogni settimana intasano talk show e giornali, la coalizione, che lo scorso 25 settembre aveva sconfitto Enrico Letta e Giuseppe Conte, dimostra di non perdere mai un colpo. Una vittoria dopo l'altra, avanza come un bruco su un centrosinistra inesistente. Lo ha dimostrato nei mesi scorsi confermando Attilio Fontana in Lombardia e Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia e incoronando Francesco Rocca nel Lazio. E lo dimostra oggi portando a casa una sfilza di città. Tra questi ci sono anche alcuni fortini che il centro-sinistra considera da tempo suoi di destra. In Toscana, per esempio. Lì il vento non cambia, lì ormai è cambiato il vento. Ma veniamo al secondo punto. Che però riguarda le opposizioni primo partito, il PD, tutti impegnati a polemizzare sulla fiamma nel simbolo Fratelli d'Italia, a difendere i contratti stellari Fabio Fazio Lucia Annunziata in Rai e ad adulare gli ecobulli L'Ultima Generazione, l'altro, Movimento 5 Stelle, che scende ancora in piazza accanto ai facoltosi redditi cittadinanza. Il risultato di oggi dovrebbe insegnare qualcosa a Elly Schlein e Giuseppe Conte che in questi mesi hanno cavalcato ogni sorta di proteste, purché contro l'esecutivo. Dai cortei antifascisti 25 aprile alle manifestazioni del 1 maggio, dai cortei sindacato rosso alle gare davanti al Politecnico di Milano. E alla fine rimasero entrambi con una manciata di mosche. Il voto di oggi certifica quindi ancora una volta lo scollamento tra centrosinistra e paese reale, con i Dem confinati soprattutto nelle ZTL delle grandi città. Fuori da lì non toccano più la palla.